ritrovati a Figli delle Stelle, l'appuntamento in notturna di Cusano Italia TV. Io sono Piercarlo Fabi, di solito siete abituati a vedermi insieme a Francesca Pierri, ma in questa puntata sarò da solo per ovviamente parlare di festival, di arte, di cultura, di cinema, di teatro, di tutto quello che comunque allieta le nostre serate estive. Per fortuna ci ha allietato e ci ha dato sostegno e manforte durante il periodo del lockdown, durante tutto quello che è successo con la pandemia dovuta al coronavirus. Continua a farlo, noi continuiamo a seguirlo e continuiamo anche a cercare di capire quali sono gli eventi da seguire appunto per questo periodo estivo e anche per quello che verrà subito dopo. Eventi particolari che parlano di un ripensamento anche delle forme espressive, come vedremo. Il coronavirus, che ha portato allo stop di tante iniziative culturali, come abbiamo visto, raccontato qui su Cusano Italia TV, ha portato anche appunto a una necessità di rivedere linguaggi e di cercare nuove strategie, nuove forme di comunicazione attraverso i linguaggi espressivi dell'arte, che possono essere appunto quelli teatrali, quelli cinematografici, quelli delle arti performative come la danza. E proprio su un percorso di questo tipo si instaura l'evento di cui andiamo ad occuparci oggi, un evento che incrocia teatro da un lato e scienza dall'altro. Io mi fermo qui perché prima voglio farvi vedere una breve introduzione di quello che è il contesto all'interno del quale questo evento va ad inserirsi. Questo è lo spot che abbiamo appena visto, riguarda il Science in the City Festival, che vede come protagonista la città di Trieste per quanto riguarda questa edizione del 2020, organizzato all'interno dell'Euroscience Open Forum di Trieste, appunto. In questo ambito, che celebra appunto Trieste come città della scienza per quanto riguarda il 2020, viene a svilupparsi e Basic Science, un percorso che, come ho detto, unisce teatro e scienza, monologhi teatrali su argomenti appunto legati alla divulgazione scientifica. Io per parlarcene ho invitato la curatrice di A Basic Science, la regista e attrice Diana Oebel. Gli diamo il benvenuto in questa puntata di Figli delle Stelle. Benvenuta, Diana. Grazie, salve a tutti, buon pomeriggio. Diana, io insomma te lo dico, te lo chiedo subito: scienza e teatro messe insieme, che cosa hanno in comune? Qual è il punto di raccordo e da dove siete partiti appunto per un'iniziativa che le mettesse insieme? Ma vabbè, il punto di raccordo è che entrambe in un certo senso si occupano dell'uomo e di cercare delle risposte, usano dei metodi diversi. Per indagare, insomma, per andare verso, per progredire, per far progredire il teatro come tutta l'arte, la letteratura, a parte, va bene, la cosiddetta arte per arte, comunque ha una finalità costruttiva, almeno per come la vedo io, e naturalmente la scienza è ovvio che sia così. Quindi non sono molti in realtà, secondo me, così distanti, se non nei metodi. Questo è sicuro, Diana. A questo proposito, il vostro lavoro per quanto riguarda Basic Science prevede proprio l'utilizzo del teatro come strumento, divulgativo. 5 serate, se non sbaglio, dal 1° al 5 settembre del 2020, in cui però il programma sarà, non dico a sorpresa, però insomma verrà svelato giorno per giorno, non verrà anticipato. Come si articola Basic Science nella città di Trieste? Beh, la cosa, diciamo, è basic science, ma si potrebbe anche dire basic theater, Sì. perché sarà l'ABC della scienza, ma anche l'ABC del teatro, ovvero sia questi brevi atti unici, questi brevi monologhi, che afferiscono al teatro di narrazione, tutto sommato, perché non sono dei testi in cui c'è quella che viene definita la quarta parete, ovvero sia una distanza immaginaria tra lo spettatore e chi è in scena. Si trovano entrambi nello stesso luogo, anzi negli stessi luoghi, che sono le piazze della città. All'interno di queste piazze, di queste strade, sia in centro che nei quartieri più periferici,
chi passa potrà imbattersi in delle piccole pedane sulle quali saranno dei giovani scienziati barra attori che racconteranno a chi vorrà fermarsi ad ascoltare e basic science, quindi l'ABC della scienza, argomenti più disparati trattati in modo semplice. Perché l'ABC del teatro? Perché non c'è niente, non c'è scenografia, non ci sono costumi, non c'è un personaggio quasi mai, se non un accenno di personaggio, c'è solo il fatto comunicativo e la costruzione drammaturgica. Diana, ecco, questo aspetto, il peso, insomma, che avete posto sull'esperienza comunicativa, appunto, delle arti, del teatro nello specifico, delle arti performative in generale, io ti chiedo, è un'esigenza che si avvertiva già prima nel mondo del teatro, cioè la necessità di costruire o comunque amplificare una comunicazione con il pubblico, con i cittadini, o è qualcosa che secondo te è emersa con maggior urgenza proprio per i mesi che in qualche modo abbiamo passato, insomma, in cui siamo stati isolati e in cui l'unico modo per ripristinare una certa normalità era proprio quella di comunicare in qualsiasi modo possibile, che fossero le videochiamate Zoom, che fossero anche altre forme di comunicazione di qualsiasi tipo, insomma. Ma secondo me sicuramente c'è stato un cambiamento, non sappiamo ancora in che direzione, però qualche cosa, qualche contraccolpo, tutta questa cosa ce lo deve aver lasciato, insomma, e tra l'altro ce lo lascerà Sicuro. ancora nei rapporti in genere. Secondo me forse, però magari sono ottimista, potrebbe essere che la gente, che le persone abbiano voglia più di un po' di sostanza. E meno fuffa, meno cretinate, perdere meno tempo a sentire cose inutili oppure banali non lo so, almeno questa è la mia impressione, che forse si ha voglia di qualcosa che tenta perlomeno di andare un po' più in profondità. Perché chiaramente tutta sta faccenda ci ha messo poi, ci ha posto, ci ha fatto porre inevitabilmente delle domande. E quindi anche sentivo qualche tempo fa che anche le famose serie di Netflix hanno avuto una flessione paradossalmente verso il basso, cioè sono meno frequentate. Probabilmente perché, almeno a mio avviso, pur essendo fatte benissimo, degli ottimi prodotti, è proprio l'apoteosi dell'evasione, l'apoteosi anche dell'alienazione, perché si fa questo consumo compulsivo di puntate su puntate. Tu dici, Diana, ci ha messo di fronte a dei comportamenti che in qualche modo stavamo assimilando, stavano diventando abitudine, cioè l'isolamento, lo starsene un po' per conto proprio, favorito Ci siamo rotti un po' anche le scatole, alla fine ci siamo rotti le scatole, da... cioè uno dopo Esatto. che si è fatto il lockdown, stare 7 ore davanti allo schermo a vederti 200 puntate di una serie, anche fatta benissimo, magari ti rendi conto che è un po' una perdita della tua vita, Va però bene, questa è una magari mia per i primi opinione 2 o 3 personale. giorni, non per mesi. Sì, non per mesi. E quindi in questo senso, o comunque in generale, forse in questo senso, e Basic Science, almeno speriamo che sia l'occasione per un contatto con la fisicità, eccetera, eccetera. Ecco, a questo proposito, Diana, io ti chiedo che tipo di rapporto avete sviluppato con, da un lato, le istituzioni di Trieste, quindi per questo tipo di iniziative, ovviamente, e dall'altro proprio con la popolazione, che tipo di risposta vi aspettate? Perché io credo, da quello che vedo in giro, adesso che comunque, grazie anche agli spazi aperti per il periodo estivo, e quindi c'è molta voglia di tornare a frequentare luoghi d'arte, luoghi di teatro, luoghi di cinema. C'è molto desiderio e quindi io credo che un'iniziativa di questo tipo andrà molto incontro ai gusti del pubblico, al desiderio del pubblico di tornare a stare insieme in qualche modo. Quindi io ti chiedo anche se avete già cominciato a sondare il terreno su che tipo appunto di reazione potete avere.
No, perché appunto lì c'è un margine di rischio abbastanza alto, un po' perché non sono attori professionisti e quindi c'è un impatto emotivo forte per loro trovarsi davanti a... E poi teniamo conto che il teatro, non in un luogo protetto, che è un teatro, che comunque è un luogo protetto, ma in strada è una cosa difficile anche per un professionista, perché hai continue distrazioni. Gente che magari si ferma un minuto e poi se ne va e tu magari dici, oddio, sto annoiando. Non... Quindi c'è un margine di rischio nel progetto. Però io confido nel fatto che, insomma, vedremo. Confido comunque nel fatto che, appunto, ci sarà, probabilmente ci sarà anche il piacere di vedere la difficoltà. Di vedere il desiderio di comunicare, oltre al fatto che i testi che hanno scritto i ragazzi con la mia supervisione, io ho fatto diciamo da editor, secondo me sono interessanti, quindi se si ha la voglia di fermarsi a sentire, poi, a parte qualcuno che risulta ancora per me molto difficile da afferrare, ossia quello che parla di numeri irrazionali, e che io ci ho lavorato, dovrei averlo finalmente afferrato, ma invece continua ogni tanto a essere ostico come argomento per me, però penso che per altri sarà meno problematico. Io sono proprio la negazione. Beh, Diana, allora la mia prossima domanda sta bene perché, nel senso, io ti volevo proprio chiedere, in che termini il teatro può risultare uno strumento, divulgativo efficace sugli argomenti scientifici. Adesso, al di là dei numeri irrazionali, però, appunto, come, avete ragionato in termini appunto di, utilizzo della performance teatrale per divulgare temi scientifici. La scienza è diventata fondamentale negli ultimi mesi, sempre per quello che sappiamo, e diventa sempre più necessario anche averne un po' di contezza. Il teatro può effettivamente svolgere questa funzione, secondo te? Sì, penso di sì. Naturalmente, come in tutto, è da dosare l'equilibrio tra pop, diciamo, quindi tra una cosa, e mantenere comunque dei contenuti che effettivamente dicano qualcosa. Credo di sì, penso che il teatro possa. Tra l'altro, voi ho visto che la trasmissione si chiama Figli delle Stelle, mi permetto insomma, di fare una piccola divagazione egocentrica, ma Sì. Sì. brevissima, perché qualche anno fa avevo scritto un testo su Margherita Hack che diceva proprio che noi siamo figli delle stelle. E questa espressione pop, questa espressione che rimane in mente, la motivava, ed è scienza, non è una suggestione, con il fatto che noi siamo composti di sostanze chimiche che sono state trovate nelle stelle che derivano da lì. E quindi in questo senso siamo figli delle stelle. L'espressione pop fa sì che tu ti ricordi sempre il concetto che c'è dietro. È Che vero. lei sviluppava benissimo, essendo appunto una grande divulgatrice, oltre che una grande donna. Diana, a questo proposito, proprio sul discorso legato alla scienza, un'altra cosa che è emersa, questo si ricollega in qualche modo alla domanda che ti ho fatto prima, proprio riguardo alla scienza, noi un'altra cosa che abbiamo visto proliferare tanto, purtroppo, in questo periodo, è il divario tra la scienza da un lato e anche la capacità delle persone, di noi persone comuni, anche di comprenderla, cioè di comprendere appunto quello che ci viene detto da persone autorevoli e scienziate. E questo, lo sappiamo, ha dato adito anche allo sviluppo di tesi e teorie e voci parascientifiche che in molti casi hanno fatto veramente dei danni importanti. Io ti chiedo come si supera questa distanza, questa diffidenza anche nei confronti degli scienziati, e anche qui uno strumento, come hai detto tu, pop, come può essere l'arte, come può essere il teatro, che va incontro al cittadino, può aiutare anche a vincere questa diffidenza, a superare queste fake news che tanto vanno di moda e quindi a riallacciare anche in qualche modo un rapporto più sano tra noi e la divulgazione Sì. scientifica?
Allora, secondo me no, non volevo dire che il teatro è pop, volevo dire che No. alcuni modi poi di trattare alcuni argomenti. No, Ma certo. dunque, allora io penso che l'abboccare, cioè l'abboccare a delle cretinate, il farsi sedurre non avvenga soltanto in ambito scientifico, avviene tutte le volte in cui noi non analizziamo quello che veramente ci viene detto, ma ci facciamo trasportare e soprattutto non lo incrociamo con la realtà oggettiva che viviamo, Sì. ma ci facciamo sedurre e ci facciamo proprio, diciamo, ipnotizzare da che cosa? Dalla parte più istintuale, più animalesca, più emotiva. Questa cosa avviene anche nell'arte. Nell'arte, per esempio, avviene un certo cinema americano che sapientemente ti mette una musica in un certo punto per manipolare un'emozione. Allora, questa manipolazione di cui noi siamo vittime continuamente, perché se si riesce a manipolare l'emozione di una persona, la tieni in pugno, questo rischio di manipolazione deve essere quanto più possibile chiaro, in modo tale che noi possiamo scegliere in cosa credere e cosa no, e quindi essere freddi, come teorizzava, tornando al teatro, Bertolt Brecht, quando teorizzava il fatto che gli attori non dovessero immedesimarsi nel personaggio e credere al pubblico di essere quel personaggio lì, perché non dovevano ipnotizzare il pubblico, ma lo dovevano far pensare. Come faceva Bertolt Brecht, sto sintetizzando, Certo. faceva diventare gli attori personaggi in scena davanti al pubblico. Quindi un attore doveva avere, il personaggio doveva avere una gamba rotta. Bertolt Brecht faceva vedere l'attore che si fascia la gamba, in modo tale che il pubblico non avesse mai la completa illusione che in scena stesse accadendo realmente quell'accadimento, ma si ricordasse sempre che era una finzione. Noi invece siamo continuamente, e questo veramente intreccia vari ambiti politico e artistico, siamo continuamente stimolati a credere appunto con le nostre emozioni, con la nostra emotività. Invece, e quindi io penso che il teatro dipende, non pur, dipende che tipo di teatro, può essere un mezzo per rendere le persone più critiche in generale. È chiaro che questa cosa può suonare meno gratificante all'apparenza, perché è gratificante essere appunto immersi in una serie di Netflix e dimenticarsi di tutto. È un po' come essere Certo. ubriachi. Può essere gratificante, però c'è anche l'ubriacatura dell'intelligenza, e anche quello è una bella sensazione quando si capiscono le cose. È adrenalinica anche quella. Senza ombra di dubbio, Diana, e io su questo appunto, a questo proposito. Volevo chiederti su co come verrà articolata la seconda parte del progetto di A Basic Science, perché la prima parte appunto sono questi spettacoli che tu mi hai, insomma, di cui abbiamo parlato per le strade di Trieste. La seconda parte invece era uno spettacolo che era stato concepito in un modo e poi però per via del lockdown ha dovuto cambiare in corsa in qualche modo, quindi abbracciare anche qui un discorso diverso Sì. a livello di rappresentazione. Come lo avete articolato, di che cosa si tratta e come verrà Questo presentato? questo lo vedremo quando poi andrà in scena, però sicuramente utilizzerà due mezzi che si accroccheranno, Sì. quindi il video e la presenza dal vivo. Quindi ecco, da questo punto di vista sicuramente può essere un'occasione di farsi venire delle idee creative interessanti, insomma. E
tra l'altro, appunto, neanche a farla apposta, poi si parlerà anche di chi ha del medico che ha insegnato al mondo l'importanza del lavarsi le mani. Sì, lo ricordiamo, insomma, lo spettacolo sarà dedicato al dottor Semmelweis di Céline e quindi insomma, ruoterà intorno a questa figura e a questo tipo di narrazione che ovviamente verrà giocata, appunto, come dicevi Diana, tra la rappresentazione scenica dal vivo e le riprese via Zoom fatte durante il lockdown, quindi anche qui una forma ibrida di linguaggio. E io su questo volevo sollecitare la regista e l'attrice, perché è una cosa che abbiamo chiesto tanto a tutti i professionisti che abbiamo incontrato in questi mesi appunto di lockdown, ovvero la ricerca di strade alternative, il fatto che comunque questa pandemia, questo lockdown stia costringendo in qualche modo le forme espressive e artistiche a tentare quantomeno delle strade alternative. Quante di queste, secondo te, Diana, resteranno? Cioè rimarrà comunque una forma di sperimentazione che poi sarà in grado di sedimentare e diventare, non lo so, il linguaggio teatrale del futuro, quantomeno incrementare il linguaggio teatrale del futuro? Sì, credo, sì, in realtà credo che sarà così. Che sarà così anche quando non ci sarà più necessità, ma che si apriranno delle nuove strade. Ma non solo per appunto la famosa, cioè nel senso, il teatro, la tecnologia a teatro, non so, uno dei primi in Italia fu Barberio Corsetti, ma insomma, Sì. tanto, tanti anni fa. E già vengono usati schermi oppure spettacoli solo con le cuffie in cui la gente sa sonorizzazioni. Quindi questi sono fatti, insomma, è già in atto questa sperimentazione nel teatro, ma forse la novità può essere che si spingerà ancora un po' l'uscita dall'edificio teatrale, forse. Qualche tempo Potrebbe fa essere. in un articolo comparso su, ora non ricordo se sulla Lettura o su Robinson, comunque uno dei due inserti culturali della domenica di Repubblica del Corriere della Sera, veniva immaginata una prospettiva simile per i musei, cioè dovuta alla contingenza appunto del fatto che questi luoghi chiusi erano sempre più difficili da frequentare, l'arte avrebbe dovuto uscire da questi luoghi e invadere gli spazi urbani in qualche modo. Tu ci stai dicendo che questa potrebbe essere una strada anche per le arti performative, anche per il teatro? Beh, diciamo che secondo me, a parte che non lo metterei come out-out, ma No, certo. una possibilità che va in aggiunta, ma secondo me sì, del resto anche ideologicamente a me piacerebbe una cosa del genere, come quando si faceva il teatro nelle fabbriche, o quindi andare verso la gente. Purché chiaramente non diventi un fatto, non si abbassi troppo il livello, perché adesso una cosa che va molto di moda e che piace molto alle amministrazioni è il teatro partecipato, si chiama, che ha tanti pro in teoria, ma dipende se viene fatto, dipende sempre dall'etica che c'è dietro, cioè dal motivo che ti spinge veramente a farlo. Se lo fai perché ti paraculi con l'amministrazione, scusate il termine, se lo fai perché ti fa gioco rispetto a un'amministrazione, il teatro partecipato sarebbe quello in cui tu prendi la gente comune a fare gli spettacoli. E quindi prendi il coro della banda, prendi, insomma, e succede, diciamo, apparentemente una democratizzazione del mezzo, però ripeto, dipende da come viene fatto. Perché altre volte può essere semplicemente che queste persone vengano semplicemente usate. Quindi magari sì, potrebbero anche fare una buona esperienza, però ecco, insomma, tutto, secondo me, tutti i mezzi sono leciti purché il fine sia alto.
Io sono molto d'accordo, Diana, anche perché veramente poi il rischio è di non portare un servizio né alla comunità, appunto, che è quella che fruisce da un lato e nel caso del teatro partecipato, appunto, prende parte alla rappresentazione, né all'arte stessa. Io sarò banale, insomma, a usare termini così, magari così eccessivi, però effettivamente uno scadimento della forma poi porta, secondo me, ad un problema anche proprio di come viene percepito poi Dipende perché lo fai, dipende perché certo. lo fai. Appunto, poi abbiamo degli esempi di teatro, chiamiamolo alternativo, di altissimo valore, come la Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, che opera a Volterra in un carcere di massima sicurezza, è stato uno dei primi esempi di teatro in carcere, ma quello è un altro discorso. Certo. Perché? Perché dietro c'è veramente il desiderio di dare qualcosa, e quindi non di prendere. No, esattamente. L'importante è il processo che c'è dietro e non appunto e che tipo appunto di animo muove quel processo. E, insomma, hai fatto un esempio che è altissimo da quel punto di vista, senza ombra di dubbio. Come molto alto, e io lo sottolineo ancora, è quello che state preparando a Trieste con e Basic Science. Lo ricordo ancora, dal 1 al 5 settembre, un'iniziativa di divulgazione scientifica fatta attraverso il teatro, che è assolutamente meritoria e assolutamente, insomma, curata nei dettagli, come ci hai raccontato tu, e che quindi merita tutta la nostra attenzione. Io ti faccio l'in bocca al lupo. Ricordiamoci che è basic, però è tutto È basic. tutto basic, assolutamente, esattamente. Diana, in bocca al lupo per il tuo Lupo, lavoro e grazie. per quello che state facendo. E grazie ancora. Ciao. Grazie a voi, ciao a tutti. Ringrazio ancora Diana Hubel, regista, attrice e curatrice del progetto A Basic Science, questa serie di monologhi teatrali per le vie della città di Trieste, lo ricordo, Città della Scienza per il 2020, dal 1 al 5 settembre, l'incontro tra teatro e scienza, come appunto queste due forme possono coesistere, come possono anche aiutarsi e sostenersi a vicenda, perché come abbiamo visto e come abbiamo detto anche con Diana Hubel, la scienza ha molto bisogno di canali comunicativi privilegiati, forti, importanti, come può essere quello del teatro, e appunto un'iniziativa di questo tipo serve proprio a questo scopo. Questa è stata la puntata di oggi di Figli delle Stelle. Io ringrazio come sempre tutti voi per averci seguito su Cusano Italia TV. Restate sul canale 264 per l'informazione e gli approfondimenti della nostra emittente. Ciao a tutti.